Gesù sta per tornare. Usciti dagli inganni di questo mondo malvagio e corrotto. Uscite dalle false chiese. Uscite dalle false religioni. Infatti, vi è un solo pastore, Gesù, nostro Signore e Salvatore. Giovanni 14, versetto 6. Gli disse Gesù: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù sta per tornare, manca poco. Stanno per avverarsi tutte le profezie bibliche descritte nel Vangelo di Matteo, capitolo 24. Guerre, rumore di guerre, terremoti, carestie, distruzione, tribolazione, persecuzione, l'anticristo, il marchio della bestia 666, microchip sotto pelle. Solo chi avrà perseverato fino alla fine, nella fede in Cristo, sarà salvato. Gesù vuole salvarci, liberarci e ricondurci al Padre, ma dobbiamo chiedere perdono e ravvederci delle nostre opere malvagie. Giovanni 3, versetto 16 a 18. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Giovanni 6, capitolo 6, versetto 47. In verità vi dico, chi crede in me ha la vita eterna. Le buone opere non ci salvano, ma è la fede in Lui, Gesù Cristo, che ci assicura la vita eterna. Se vuoi ricevere e accettare Gesù come tuo personale salvatore, puoi pregare così, e se sei stato sincero e hai pregato e cercato Gesù con tutto il tuo cuore, sarai salvato. Prega così: Signore Gesù, tu sei il mio Salvatore. Io ti accetto nel mio cuore, nella mia vita. Grazie che sei morto e risorto per me e ti sei caricato tutti i miei peccati e le mie infermità sul legno della croce. Io sono un peccatore e ti chiedo perdono per i miei peccati e ti chiedo di guarirmi, liberarmi e salvarmi. Ti chiedo anche di battezzarmi con il tuo Spirito Santo, nel tuo nome, nel nome di Gesù Cristo. Grazie Gesù, grazie Signore. Amen. Romani capitolo 10, versetto 9 a 13. Poiché se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore e crederai con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti la Scrittura: Chiunque crede in Lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione fra giudeo e greco, dato che Lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Amen.